Salve a tutti, sono Pietro Cristofori, laureando in giurisprudenza della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze e oggi sono qui con l'avvocato Pietro Galizzi. Le chiedo innanzitutto di presentarsi in questa intervista, di raccontarci che lavoro svolge e in particolare in cosa consiste il suo lavoro. Buongiorno a tutti, io sono Pietro Galizzi e lavoro in Eni Gas e Luce, quindi una società che fa parte del gruppo Eni. In particolare mi occupo di gestire l'ufficio legale, regolatorio e compliance. Essenzialmente vuol dire che mi occupo di gestire tutti i contenziosi, le cause che Eni Gas e Luce possa avere, nonché mi occupo di aspetti legati alla privacy di tutti gli utenti. Tenete conto che Eni Gas e Luce ha circa 9 milioni di clienti fra Italia e Europa, poi altri particolari come possono essere quelli della protezione dei diritti dei consumatori e altre cose di questo tipo. La seconda domanda che le pongo, essendo lei laureata in giurisprudenza, quali sono state appunto le ragioni che l'hanno portata ad iscriversi a un corso di laurea in giurisprudenza? Sì, io mi sono iscritto a giurisprudenza perché ai tempi ero molto appassionato, sono sempre stato molto appassionato dei temi internazionali e ai tempi ero molto appassionato delle comunità europee, quindi la laurea in giurisprudenza sarebbe stata una delle vie migliori per lavorare nell'ambito delle comunità europee. Poi, studiando giurisprudenza, mi sono appassionato invece ai temi commerciali e da lì all'idea di lavorare per un'azienda. E quindi quando sono entrato in un grande gruppo come Eni sono stato molto contento, anche perché ho potuto inizialmente tenere la mia dimensione internazionale, che tuttora è una delle mie passioni, e ho lavorato tantissimo con attività sull'estero. Quindi diciamo un interesse che è proseguito anche nel lavoro. Quindi le chiedo infine, che cosa rappresenta quindi per lei il diritto e perché secondo lei uno studente delle superiori dovrebbe intraprendere degli studi giuridici, insomma? Il diritto diventa una passione perché l'idea di poter occuparsi di quelle che sono le regole che appunto sono alla base della nostra vita quotidiana, come è quella del diritto, è qualcosa di molto affascinante, soprattutto in una dimensione internazionale dove ogni giorno accadono fenomeni nuovi che sono imprevedibili, quindi ci impongono delle nuove regole. Basta pensare a quello che stiamo vivendo oggi, nei temi del coronavirus e dell'emergenza. Pensate che un solo problema di questa app Immuni, il fatto che ci sia un'app che possa vedere dove andiamo fisicamente, chi incontriamo e cose di questo tipo, sono delle cose che fino a 2 mesi fa non avremmo mai tollerato, forse. Oggi invece magari le riteniamo necessarie. Ed è il diritto che si occupa di capire fino a che punto un'app del genere possa inserirsi nella nostra vita privata. E soprattutto a livello internazionale, questi sono dei temi che vanno oggi gestiti, vanno regolati e vanno studiati. E uno studente di giurisprudenza oggi ha la possibilità di capire queste cose e di dare un suo contributo domani affinché queste regole siano sempre più ragionevoli, sempre più sensate, create bene, scritte ancora meglio e poi gestite nella maniera più ideale. Io la ringrazio per il suo contributo e per la sua disponibilità a questa intervista. Le auguro buon proseguimento di lavoro e alla prossima, insomma. Grazie mille e arrivederci a tutti.